C'era una volta, indovinate un po', una città chiamata Chi non so, piena di gente simpatica e cordiale, che amava soprattutto la gran festa del Natale. C'era soltanto il Grinch che non l'amava affatto. Anzi, solo a pensarci diventava mezzo matto. Chiuso nella sua grotta sul Monte Briciolaio, pensava che il Natale fosse un grosso, orrendo guaio. Nessuno sa il motivo di quell'odio micidiale. Vi prego di non chiedermi, sarebbe tempo perso. Saranno state le scarpe che gli facevano male, o forse la sua testa era avvitata di traverso. Ma se proprio insistete, vi do la mia opinione. Per me era nel suo cuore la probabile ragione. Un cuore troppo piccolo, almeno di 3 taglie, e il Grinch ci soffocava come in mezzo a 2 tenaglie. Natale sta arrivando, allegro e festoso, ma il Grinch non è contento, anzi, è proprio furioso. Il suo odio è fin troppo profondo per celare. Per cancellare il Natale, non gli resta che rubarlo. Per arrivare in città e trafugare ogni presente, devi trovare Max, il tuo fido assistente. Striscia furtivo con un ghigno da squalo. Per ottenere più ricompense, raccogli ogni regalo. Il Grinch ha trovato, con grande emozione, un pezzo di puzzle per la sua collezione. Raccogli tutti i pezzi per sbloccare nuovi talenti e affrontare sfide sempre più avvincenti. Se in città il Grinch vuole arrivare, dal fido Max deve farsi accompagnare. Corri. Salta gli ostacoli. Aggrappati e arrampicati. Ben fatto. I ragni privano il Grinch di ogni energia. Scansali o saltaci sopra con leggiadria. Guardati intorno. Grossa palla oscillante potrebbe scatenare un parapiglia, riducendo il Grinch in pappa e Max in poltiglia. Max è vicino. Il Grinch lo sente dal rumore che fa scodinzolando a tutte le ore. Porta pesante. Mm.
Max non è lontano. Segui il sentiero senza deviare. Lo troverai sempre intento a scodinzolare. Dopo aver cercato in ogni scatola e pacchetto, finalmente il Grinch ha trovato Max, il suo cagnetto. Con Max al suo fianco, il Grinch sente crescere il coraggio. Insieme attraverseranno la grotta e proseguiranno il viaggio. Questa porta è chiusa. Inutile oliarla. Bisogna trovare l'interruttore per sbloccarla. Per andare avanti e proseguire l'avventura, Max può aprire la porta con disinvoltura. Oltre questa porta c'è un interruttore da schiacciare, ma il varco è troppo stretto e non riesce a passare. Per il Grinch questa porticina è troppo angusta. Ma il buon Max ci passa! È della misura giusta! Passa dal Grinch a Max e viceversa. Dove prima c'era uno stanolo, ora c'è un passaggio. Il Grinch ha aperto la porta e può continuare il viaggio. Il Grinch può proseguire col suo piano micidiale di rubare per sempre il giorno di Natale. Non fermarti, Grinch. Hai un Natale da rovinare, con regali da rubare e chi cuori da spezzare. Spingi le rocce. Oh. Quella roccia può aiutarti a raggiungere l'appiglio. Bel lavoro, caro vecchio Grinch. Questa grotta è piena di posti segreti, nascosti negli anfratti delle sue pareti. Non fermarti al primo piano. C'è uno sfondo da esplorare. Per raccogliere i tesori ti puoi teletrasportare.
Oh. Oh. Ricorda che sei in missione speciale. Torna in primo piano per rubare il Natale. Ha! Salta su oggetti come le rocce per arrivare più in alto. Bel lavoro, caro vecchio Grinch. Mm-hmm.